Cioè, nel senso che il fatto potrebbe anche non essere poi così vero, diciamo, nella sua, diciamo, come è nato. Che vuol dire? Come scusa, Daniele, non ho capito. Che vuol dire non è vero? È vero, è tutto vero. Questi hanno fatto questo documentario in cui paragonano Salvini. Lo sciacallaggio che ne è seguito, cioè l'idea di creare. Ma non c'è nessuno sciacallaggio. Non c'è nessuno sciacallaggio. No, lo sciacallaggio mediatico. Lo sciacallaggio mediatico non è questo. Creare il clima di censura, secondo me, quando la censura non c'è nessuno che vuole censurare nessuno. Questa è stata sospesa, però. Questa professoressa è stata sospesa da un signore che è il provveditore di Palermo. È stata sospesa per 15 giorni. Dunque, 15 giorni senza stipendio. Per me, la sospensione di una professoressa è sbagliato. Detto questo, la professoressa merita. La professoressa merita due. La professoressa. E intanto, Barbosì. Quella presentazione, 4 minuti e 46 di attacco al governo. Ma certo, ma benissimo, ma non lo ha fatto la prof. Sì, ma l'ha avallato, dai, l'ha avallato. Quello che la differenza dei leggi razziali. Ma no, ma è chiaro che è una sciocchezza. Ma che ha fatto il governo, ma è evidente che una questi ragazzi qua vanno bocciati per quello che hanno fatto, per questo accostamento qua vanno bocciati a scuola. Sì, io fossi il professore, dice scusa, che cosa hai fatto? Questo paragone, due in pagella, poi bocciati, non lo so. Intanto due per questa cosa, poi vai a recuperare il due. Sì, assolutamente due. Due in storia, due in italiano, poi non ne parliamo. Ma due, è chiaro che non voleva due, essere un fatto due, storico, due, quello voleva due, essere due, una provocazione due, di un gruppo di studenti. Due in pagella, due. Mamma mia, inflessibile.